Amiche e amici cacciatori, ben trovati, EOS 2024, siamo in compagnia di Rebecca Rizzini. Ciao Rebecca. Ciao Fabio. Siamo all'interno dello stand TFC, distributore appunto di Fire, e abbiamo un piacevole ritorno della tradizione, perché questo è il nuovo sovrapposto Fire Deluxe Combi, quindi parliamo di un sovrapposto combinato che ci richiama alla memoria, Rebecca, quelli che sono stati i primi passi di tanti giovani neofiti che hanno mosso i primi passi magari proprio nella caccia d'appostamento alla piccola selvaggina migratoria, perché a questi selvatici si rivolge questo fucile. Li vediamo ben riprodotti nella pascola in acciaio pieno con questa finitura tartarugata, tordi, cesene. Questi sono selvatici prescelti, anche se è un fucile che si può adattare anche ad altri utilizzi come magari l'addestramento dei cani. Parliamo perché infatti di piccolo calibro, ma lascio a te la parola per conoscere le caratteristiche del nuovo Deluxe. Grazie Fabio. Eccoci, allora in questo caso abbiamo davanti un Classic Deluxe Combi nel 28410. Questo modello è stato studiato quest'anno, è stato studiato principalmente per la caccia d'appostamento fisso. E infatti, come dicevi tu, sulla bascola troviamo delle scene di caccia di piccola migratoria. E i legni sono in finitura d'olio e abbiamo altre combinazioni, oltre che nel 28410 abbiamo il 20410 e il classico 2028, che sono tutte tipologie che vengono utilizzate da tanti all'appostamento fisso. La lunghezza delle canne? La lunghezza delle canne è di 71 cm. Una classica. Esatto, su richiesta si possono richiedere ovviamente altre lunghezze. E il prezzo che è consigliato al pubblico italiano è di 1.499 euro. Grazie Rebecca. Grazie a te Fabio.